Ragazzi miei, prima di iniziare questo video, vi volevo dire che mi trovate il 7 e 8 ottobre al Romix di Roma. Qui trovate le grafiche, così prendete i biglietti, mi raccomando, perché ci saranno assieme a me anche Robby e Jenny e stiamo preparando un sacco di regali per voi da lasciarvi, quindi mi raccomando, venite. Ragazzi, io ho paura di questo video, ho veramente tanta paura, ma d'altronde, senza paura, dove andiamo? Bisogna rischiare nella vita, proprio perché oggi andremo a vedere un video che non funziona il PC. Signori, oggi andremo a guardare 1000 zanzare contro un ragazzino, contro un ragazzo, un bambino, non lo so. Dalla copertina c'è questo tizio che letteralmente mette la sua testa all'interno di una specie di gabbia di zanzare, il che mi farebbe molto schifo in quanto io, come immagino tutti voi, odio le zanzare. Ma non siamo qui per combattere contro di loro, quindi andiamo a vedere questo video che sicuramente sarà clickbait. Ma magari no, magari no. Vediamo, vediamo che neanche il tempo di iniziare. Letteralmente schippo la intro del tizio che dice di iscriversi. Ragno in acqua. Ma poi da quando è? Scusatemi, da quando i ragni sopravvivono all'acqua? Ma non morivano prima? Che caspita è sta roba? Non ho capito se è una specie di illusione ottica oppure se è un tatuaggio, se è vero. So solo che mi sta venendo da sboccare vedendo quella cosa. Questo è pallavolo, ma tipo con la palla Pro Max, tipo l'iPhone. Mi piace come cosa, ok, sì, è molto figa. Ok, domanda: se dovessi fare un incidente visto che utilizzi una patata al posto di un volante, cos'è che succede? Ti esce tipo una patatina fritta oppure muore? Secondo me la seconda è molto più probabile, raga. Poi scrivetemelo voi nei commenti cosa pensate, ma secondo me è molto probabile. Cos'è questo? Ma è il personaggio di Plants vs Zombie questo. Non so se qualcuno di voi, raga, ci ha mai giocato, ma è un gioco molto famoso per cellulare, che ormai viene giocato molto poco in realtà. Pov, mi sto allenando. Sicuramente non lui, ma quello sotto, raga. Come fa a farlo, scusatemi? Oh mio Dio, ma cos'è, un portale del Nether nella vita reale questo? I demoni escono da qua dentro, raga, se no non si spiega. Questo gioca Snake nella vita reale, sto serpente, proprio tutto preciso nei buchi. Che posso dire, è mega soddisfacente come cosa. C'è proprio tutto preciso, sa la strada a memoria. Cos'è, la galleria di Milano? Ah no, è tipo una specie di distributore di incenso, ma gigantesco. Bello. Secondo voi, se la polizia ferma sto tizio, raga, quanta multa gli fanno? Non credo sia legale tutta questa roba. Bella, per carità, però non credo sia legale questa roba. Che? Glitch nella vita reale. Ma che cos'era, raga? No, voglio dire. Ah, tipo qua nel cielo. Ma che era un dissennatore di Harry Potter quello? Scusatemi. Questo è il bus di Fortnite della vita reale? Madonna, pure col turbo, raga. Scusatemi, questo tizio è riuscito a far impennare un autobus? Cioè l'autobus che fa con due ruote? Ok, non so quando andava veloce sinceramente. Mario Kart nella vita reale? Sì, lo proverei, sembra molto figo, raga. Ma è acqua? No, mi sa che è tipo una specie di cascata di zucchero. Cos'era quella roba? Oddio, questa è la sabbia luminosa. Quindi c'è anche la sabbia oltre che al mare. Fighissimo. Ok, quando tipo letteralmente sei arrabbiato in mezzo al traffico, non puoi aspettare perché sei troppo di fretta e quindi tiri dritto così. Ma c'era una macchina piccolissima che portava una specie di aereo da guerra abnorme. Cos'è questo, Fast and Furious con i motorini per bambini? Ma quanto vanno, raga? 700 miliardi di chilometri? Cos'è sta roba? Ah, questo è un... Ah, cos'era, un pesce palla? No, mi sta mettendo veramente troppa ansia. Bravissimo il tipo a guidare, ma io credo che mi sarei già schiantato. Ma perché non saprei accendere manco la nave, la barca io, raga, non per altro. Cosa succede dentro questo vetro? Ah, il tizio sta studiando come costruire una macchina del tempo. Non so se ti conviene farlo in una piazza comunque, perché se ti beccano ti fanno sparire. Cos'è? Credo che il tizio si stia facendo male. Cos'è, un vulcano quello? Capisco che Fortnite ti piace giocarci, però a me sembra un po' esagerato giocarci in questo modo, poi vabbè, però ho sbagliato io, non lo so. Cos'è? Raga, era una balena quella. Oh mio Dio. Cos'è il tizio? Ditemi che non era zucchero quella roba, perché quel tizio è palesemente morto di diabete adesso. Oh mio Dio. Questo è il giocoliere migliore del mondo con la mountain bike. Là! Madonna, raga, ma che figata è sta roba, vi prego. Ok, questo è un professore di chimica. Ok.
Questa è una di quelle robe che a scuola diresti: oh mio Dio, che figo, prof. Poi in realtà magari il prof lo odia a morte, però tanta roba, tanta roba. Ah, questo ragazzo riesce a far lievitare gli oggetti. Ok, che figata però, raga, molto molto figo. Mai fidarsi di queste robe, mai, sempre detto, sempre detto. Ma ha rotto la sala giochi sto tizio. A proposito, raga, devo fare un altro video della sala giochi. L'avevo dimenticato sta roba, ma devo farlo. Devo farlo. Madonna, raga, vi giuro, se mi spunta un altro video di sta spiaggia, vi giuro sulla mia vita che io ci vado lì. Io ci vado, è incredibile, raga, vi giuro. Cioè, porca miseria, è bellissima sta roba. Cioè, peccato che era inverno, quindi non avevo... Ma poi non so manco dov'è sto posto. Ah? Che figata, questo è un militare che prova col jetpack lì con le mani. Io c'avrei troppa paura, raga, che mi andassero a fuoco le mani, sinceramente. Però vabbè, ci sta. Oh mio Dio, pensavo fosse... Ma è un gatto gigante oppure tipo il... In realtà è tipo piccolissimo tutto. Credo che sia un'illusione ottica. Oh mio Dio, ma è il vortice d'acqua più grande del mondo? Non ho idea di dove possa portare una roba del genere, raga. Ma io non mi fiderei ad entrarci, Poi non so voi, ma insomma... Madonna, ma sta cosa tritura tutto. Leviga tutto, leviga. C'è pure una ciabatta. Che figata, raga. Bellissimi sti fiori, oh. Cos'è, un nuovo modo di parcheggiare le macchine, questo? Apre... Apre pure il cofano, raga. Com'è possibile questa roba? Oh mio Dio. Sì, ma senza protezioni una roba del genere? Raga, credo che non lo farei io, sinceramente. Ma mai, proprio nella mia vita, mai, mai, proprio mai. Come faccio il trattore ad andare così veloce, scusatemi? Non ne ho idea. Ok. Ah, questo è un modo per pulire le Air Force bianche. Beh, le ripitture, effettivamente. Ci sta. Oh mio Dio, che figata. Bellissimo i fuochi d'artificio arcobaleno. La donna più forte del mondo. Oh mio Dio, sono 641 libbre. Alexa, quante sono 641 libbre in chili? 641 libbre equivalgono a circa 290,8 kg. Cioè, a proposito, un pacco Amazon sarà consegnato oggi. Grazie. Comunque sono 300 kg di roba, raga, Madonna, madonna. Ha rotto la gravità sto tizio, non ho capito. Cosa è successo? Ok, Will Smith ha appena mangiato un tizio. Ci sta, ci sta. La danza più perfetta del mondo, dici? Vediamo. Se effettivamente sono tutte mega sincate, raga, Sono effettivamente tutte mega sincate. Chissà quando avranno praticato. La madò. Madonna, ma ho usato i trucchi di GTA San Andreas, sto tizio. Oh mio Dio, raga. Anche i topi hanno bisogno di mangiare. Tanto un saluto ad Anna Rita, lei capirà. Ma per cosa lo sta allenando sto cane, scusatemi? Per fare tipo, non lo so, le Olimpiadi contro gli umani? Ma perché sennò non si spiega. Cioè, cos'è? Coca-Cola contro Mentos? Oh oh. Oh oh. Oh mio Dio. No, vedo della ragnatela lì dentro, non mi piace quella macchina. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Non credo. Cioè, tre Pepsi, tre lattine di Pepsi hanno retto una macchina? Cos'è sta roba, raga? Non è una macchina. È Optimus Prime sto coso. Ma che animale sarebbe, raga? Qualcuno di voi lo riesce... Ma che animale è? Non ho capito. Oh mio Dio. Questa è un'intelligenza artificiale che ha tantissimi strumenti tutti in uno. Ma suona? Ah, è una band artificiale. Però non già la fai sentire. Che cos'è, raga? Ma credo sia fake. Tipo una roba fatta al PC palesemente. Che schifo. Questo tizio scala una specie di roba tipo senza mani. Buona scalata dell'Everest, che ti devo dire. Perché l'ha fatto? Per lavare casa? Perché non c'aveva voglia? Oppure perché è un idiota? Non lo so, raga, ditemelo voi. Cos'è? Ah, ok, tipo una specie di autovelox a pistola. Madonna, velocissimi erano. No, 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 no. Ah, ok, questi video li ho già visti su TikTok. Questi sono i benefici di avere una Lamborghini. Cioè, non paghi il casello, praticamente, perché sono così basse con le sospensioni che letteralmente ci passi sotto. Anche se, secondo me, sta roba l'ha modificata, Cioè, in Italia, secondo me, sono così tanto fiscali che ci levano i soldi per tutto, che secondo me sta roba non funziona. Purtroppo non c'ho i soldi per una Lamborghini, ma se ce l'avete, raga, provate. A vostro rischio e pericolo, chiaramente. Cos'è una... Ah, ok, stava sistemando una cala mobile. Pensavo fosse bloccato dentro, in realtà. Oh mio Dio. Deve essere abbastanza rischioso fare foto ai giocatori di hockey, Non vorrei dire, ma... Macchine sono quelle di GTA San Andreas, raga, quelle che ballano. Ma poi sono legali, ste macchine, ma... Boh, cioè...
Cos'è? Ah, questo è un cannone di fumo. Che figata. Madonna, fai i cerchi perfetti, raga, bellissimo. 7 ore per fare questa cosa. Cos'è? Petrolio? Catrame? Non ne ho idea. Ah, questo... un nuovo cameriere? Ok. Cos'è? Un orso. A cosa servono quei tre... ok, a farti letteralmente annegato. Ok, viviamo, amiamo e diciamo bugie. No, è uno Smurfcat! Quelli di Roblox. No. Perché ci sono gli Smurfcat anche in... ma? Cosa sta facendo? Ma era partito tutto da uno slime schifoso. Com'è successa questa cosa? Lo tizio cucina con i Lego. Ok. Che carina. Che carina, raga, sta tartarughina piccolissima. Questa è la cosa più calda che esiste sulla terra, raga. Se toccate quella roba arancione perdete la mano, ve lo posso assicurare. È incandescente quella roba. Sono Spider-Man nella vita reale? Miles Morales vero? Com'è possibile? Ma questa è tipo una macchina di Rocket League, raga. Bellissima però. Gioca a basket. Ma come ha fatto? Vi posso dire una cosa, mi fanno schifo entrambi. Non mi interessa sinceramente chi caccia chi e chi uccide cosa. Mi fanno schifo tutti. Sono veramente disgustato da sta roba, raga. Ve lo giuro, ve lo giuro. Cosa ha fatto? Una Lamborghini l'ha trasformata nella macchina di Batman? Sai che non si può fare? Wow. Ah, questo è tipo una specie di estintore che utilizzano i pompieri per spegnere il fuoco? Madonna, è super soddisfacente questa roba, raga, giuro. Oh mio Dio. Quando un'azienda tipo chimica, una fabbrica chimica esplode, non vorrei trovarmi lì in mezzo, sinceramente. Anche se per me sono comunque peggio i ragni, eh. Cosa fa sto tizio? Si allena per fare la pizza? Madonna, ma è un grande, come fa? Notare che fa ridere il fatto che sopra, voi non lo vedete, ma spunta non provare niente di cosa viene fatto vedere in questo video. Cioè, lo fai vedere giustamente dopo i ragni, le esplosioni. Lo fai vedere giustamente nel tizio che si sta divertendo con una tovaglia. Madonna, cos'è il tandem più grande del mondo? Bellissima questa cosa. Cos'è che fa? Ma cosa sono i trick shot con la palla da bowling? Ha fatto pure strike, ma non è pesantissima? Boh. Ah, questo è come mettono sopra, cioè fuori le barche, ok. Ma cos'è un camaleonte, raga? Sta combattendo contro l'acqua. Oh mio Dio. Madò. Certo che mi volete proprio... io lo so ormai, ragazzi. A parte gli scherzi, questo tizio, io lo so che ormai i video li fa contro di me. Perché secondo me si è sgamato che io mi riguardo. Al 1000% si è sgamato che io mi riguardo. E questo schifoso, palesemente, mi fa i video apposta. C'è un elicottero e sta roba. Dai, ma come fa la gente a dire che sono carini e se li prende come animali domestici? Raga, ma tutto il bene, ma veramente fate? Cioè, ma veramente, dai. Ma una roba del genere te la metti in gabbia. Se per sbaglio la notte mentre dormi ti scappano e ti svegli con sto suono. Cos'è che fai tu? Per quanto poi possa tu trovarli carini, cioè te lo trovi qua sopra in bocca, cosa fai? Spiegamelo. Tu che sei così tanto coraggioso che nei miei video commenti sempre dicendo xiao, ma sono carinissimi. Sì sì, carinissimi. Carinissimi. Cosa fa sto tizio? Ci ha fatto canestro dall'altra parte? Questo è un genio. Cos'è, una barista? Oh mio Dio, ma... si vede dalle braccia che ne carica ogni giorno un botto, eh. Non so perché, ma stranamente, tra tutti quei pazzi che si potevano far mordere da 1000 zanzare, indovinate chi poteva essere? Vediamo se lo indovinate, ragazzi. Vediamo se lo indovinate. Allora, sta mettendo la mano lì. Oh mio Dio. Ve lo ricordate? Il pazzo che si faceva mordere da 200 miliardi di insetti, quelli più pericolosi del mondo. Esatto, ha messo una mano all'interno di... oh mio Dio, che schifo. Ma perché lo fa? Cioè, perché lo fa? Oh mio Dio, già solo il rumore mi fa venire da vomitare. Cioè, per colpa di queste cose noi ogni anno di umani ne... infinito. E questo qua tranquillamente si fa mordere senza problemi. Ma che problemi c'hai? Guarda che grosse che sono. Sta iniziando a tremare. Cioè, immaginati il prurito dopo essersi fatto mordere da tutte ste zanzare. Immaginatelo il prurito. Io vi dico che ci vediamo alla prossima. Spero di non vedere mai più una zanzara fino alla prossima estate, perché potrei mettermi a piangere. Ciao.